Ragazzi, ragazzi, questo è l'inizio di una grande serie. Di una grande serie. Il primo obiettivo è arrivare al rank 5 con questo coso che tanto ho criticato. Siamo sul profilo di Kebab Sprint. Se vi ricordate quell'account molto particolare, free to play, che aprì un po' di tempo fa, ovviamente inutilizzato da parecchio tempo. Se ci esce l'Hunter, non sai che urlo che caccio. E quello non costa tantissimo, ragazzo. Dai, dai! Fratello, io non ho parole. Peggio di quando pure in backlore le donne. No, Rex Armiana. Cioè, non ho parole. Ho fatto molta fatica a racimolare 1600 dust, ho shardato alcune leggendarie che avevo, tipo Kairne, vabbè, ho fatto alcuni sacrifici, Kairne non è molto usato, però sicuro verrà riusato, ma tra molto tempo, tanto vale acquisire nuovo rank con Whizbang il Magnifico, il Maestoso, non so come si chiama in italiano. Ragazzi, sentiamo la sua voice line in English, please. È una specie di Milhouse. È una specie di Milhouse. Ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti. Prendiamo una classe qualunque. Prendiamo la più meme qual è? La classe più meme qual è? Hunter, dai. Tanto non cambia niente. Eccolo qui. Ok, Whizbang is Wonder. Oddio, si cambia anche il nome. Mica si può modificare? No, no, facciamo rimanere così. Perché Whizbang è magnifico. Ma mica si comincia con un mazzo proprio di Rexxar? Oppure proprio una classe casuale? Madò, è spettacolare! Però è spettacolare, ragazzi. Ho criticato tanto, però è for fun. Ma noi dobbiamo arrivare rank 5. Signori, tenetevi forte perché Whizbang ci farà sognare. Servirebbe un deck tracker. Servirebbe un deck tracker. Ragazzi, allora, io ancora non ho imparato a metterlo in OBS perché mi dà veramente un sacco di problemi. Dalla prossima mi ci metto di impegno e provo a mettere il deck tracker che con Whizbang è importante perché devi sapere cosa c'hai nel mazzo. Siamo contro Rex, adesso sono cooldown, vediamo un po'. Sto cazzo. Ok. Penso sia un Demon Lock, mano molto pesante, quindi togliamo tutto. Spettacolare, Demon Lock. Ok. Ok. Una mano. Oddio, così e così. Dinomanzia, minchia. Mica siamo. Mi sa che siamo Whizbang contro Whizbang. Perché chi la gioca a dinomanzia? Assurdo. Vabbè, no, diamo più 2-2. È più value. E attacchiamo. Buono, buono. E lui sta già a 24. Multishot. Attenzione, non prende il minion più importante. RNG Stone. Che poi ci sta questo schiavo incatenato molto senza senso di Whizbang. Void Analyst, interessante. Facciamo Ectomancy. Facciamo una bella copia di questi servitori perché ci serve comunque. 1, 2, lì si guadagna un bel po' di vita. E siamo già alla prima win con preciso Perfect Little con il mazzo di Whizbang. E andiamo. Superiamo un rank 25, tutto in win streak. Ok, questa è la prima win. Enjoy the deck. Create a new Warlock deck in your collection and use deck recipe Demonology Lab. No, andiamo avanti. In pratica è molto economico Whizbang. Cioè, ci sta un sacco perché per chi non vuole spendere niente e divertirsi, c'è Whizbang il Magnifico. Devo dire che è stata una bella trovata in fin dei conti, dai. È stato carinissimo. Anduin, aia. Contro Jaina, che c'ha il nome di Zero Two, dovrebbe essere quella. Questo mi sa che è una specie di combo priest. Test subject meno tengo. Inner Fire lo tolgo. La tolgo. Tanto è ritornato. Ok, mi deve sopravvivere il test subject. Anche se a turno 2 potrei tranquillamente fare un Inner Fire. Perché se mi ritorna la spell è tranquillo, no? Amalgama dell'incubo. C'è qualcosa di strano. Perché amalgama dell'incubo? Per esigere quei draghi, penso. Dragone di mana, lui ci fa subito pesante. Duskbreaker, interessante. Iniziamo a fare Inner Fire, tanto è gratis. Speriamo che non mi toglie questo qui. Potrebbero to Può togliermelo in tutti i modi che vuole. Coin.
E intelletto arcano. Dai, vai face. Se vai face sei un genio. Tanto sei rank. Oh, dai, è rank 25, su. Ma di che parliamo? Divine Spirit, le palle. Questo qua mi aiuterebbe. Questo è un 3-4, ma viene tranquillamente sconfitto da questo. Direi che possiamo passare easy. Tanto lui basta una spell in più o mi distruggeva l'amalgama. Dai, non posso andare contro gente forte a rank 25. Questo si è studiato l'agro mage. Sì, vabbè, è esagerato così, eh. Siamo a 22 di vita. Incubo vivido, ok. Sette ficcanaso. Minchia. Gatto nero. Bruttino. Cattivo. Ok, parola. Scudo. Facciamo more arms. Così cresce un po'. Hex Arms da sempre più 2 più 2. Cioè, More Arms da più 2 più 2. Divine Spirit lo potrei fare dopo. Tanto non penso che. Oddio, secondo me lui non ce l'ha i Polymorph. Quindi, dai, facciamo così. Che attacchiamo. Non ce l'avrà mai, dai, Polymorph. Facciamo i seri. Però, Water Elemental è un po' un dito in culo. Se vogliamo essere pignoli. Elementale Radiante pure fa la sua figura. Ne ha più sode qui. Divine Spirit again. Più braccia. Divine Spirit. Ah, oh, potevo fare incubo vivido qui. E mi facevo le spell. Vabbè, fa niente. E niente, ho 28-28. Tanto verrà. Verrà brutalmente congelato al Water Elemental. Ma se mi viene polimorfato, mi incazzo, ti giuro. Neanche Meteor può battere quel servitore. Esplosione arcana. Esplosione arcana. Fire Blast. Face. È inutile che continui a tradarmelo, Isera, non ce la farai mai. Diciamo così. Abbiamo un 28-1. Se lo curiamo, va bene, così. 28-18 e 28-3. Vediamo come resisti. Forse Meteora ci può salvare. Meteora più un'altra spell strana. Ha un mana che fa 3 danni. Che cazzo. Fermati un attimo. Non penso che mi faccia un sacco di danni mo, no? Penso che è meglio che preservi questo, dai. È impossibile che mi faccia tot danni. Cioè, mi deve fare 12 danni. Oddio, deve avere due palle di fuoco. Mi incazzo come una bestia se c'ha due palle di fuoco, ragazzi. Se, veramente. Flamestack, ok. Ciao, ciao. Oddio, ancora non è GG. Perché lui gli rimangono 2 di vita. I classici aerei che passano vicino a casa mia. Grande. Ma santi Dio, vivo a Gianola, che è un paese di merda nel basso Lazio sconosciuto. Perché devono passare gli aerei mentre sto facendo i video? Ok, 2 di vita, mettiamo Isera. Proprio easy. Oh, meno male che si arrendono almeno questi a rank 25, perché ci sono alcuni che davanti casi palesi non si arrendono. Cioè, non si arrendono proprio. Mind Blast dorata. Fortuna, ho stesso deck di prima. Minchia, che bruttezza. Facciamo così e questo diventa un bel 3-3 che si moltiplica. Se sì, vabbè, cosa cerchi di fare con Cinderstorm? La mossa più disperata di sempre. Però me ne hanno tolti due, eh. Mica le palle. Ice Barrier, tranquillissima. E Ectomancy, mamma mia, ragazzi. Che potenza sto mazzo di Whizbang. Solo Flamestrike può salvarti, ma proprio in parte, perché tanto ti faccio 10 danni comunque. Ok, ci avevo visto bene. Mi serve un danno, una Doomguard come prima. Vediamo un po'. Saro, no. Despicable, mettiamo Despicable che c'ha un buon body. Se la serie va bene e se raggiungo il rank 5 senza troppi problemi, potrei anche provare a raggiungere Legend con Sprint che va e Whizbang. Ragazzi, sarebbe una challenge magnifica, veramente sarebbe il top. Sto coglione non si arrende, dai, nessuna cosa potrebbe salvarti adesso. Oh, esplodi. E siamo in Winstreak, boys. Con Whizbang. Winstreak a rank 25. Buono, buono, buono. Very good. Enjoy the deck. Ok, la stessa cosa di prima. Solo che per il deck del priest non me l'ha chiesta, non me l'ha fatta la domanda. Ma voglio un qualcosa di esotico. Voglio un hunter particolare. Un mech, ecco. Un qualcosa di nuovo. Con carte nuove, ecco. Perché io tipo con Ziliax non mi sono mai divertito. Cioè, no, tipo un warrior con Dr. Boom. Vediamo un po'. Troll. Non so cosa potrei trovarmi.
Ok. Penso sia un elemental. Un elemental shaman. Il problema è che magari non so se ci sta un mazzo con... Non so se il mazzo con la magia a 7 mana leggendaria mi trasforma tutti i minion in minion leggendari, appunto. Allora, io direi di... Buona starta qui, però tutto un po' troppo lento. Facciamo così, togliamo tutto. Non so veramente cosa ci sia in questo mazzo, ragazzi. Mettiamo solo un elemental reaction. Probabilmente per scrivere una Firefly, e infatti sì. Vabbè, però non mi sembra male. Dovevi vedere su Google che tipo di carte ci stanno. Vabbè, mazzo elementale, easy. E questo Minazing Nimbus non mi dispiace per niente. Mettiamo Whizbang Elemental Shaman. Vediamo un po' cos'è. Allora, The Stormbringer, sì, ci sta. Ci sta la spell leggendaria. Whizbang non scherza, ragazzi, Whizbang è particolare. Qua ci sono parecchie carte. Potrei fare o un Elemental Reaction. Però penso che sia meglio mettere un qualcosa in board, perché visto che lui mi ha messo un po' di robe qui, facciamo così. Mettiamo un Menacing Nimbus. Vediamo cosa mi dà. Frost Elemental, not bad. Qua sacrifico questo. E quasi quasi... No, il coin non lo uso, dai. Non lo usiamo. Tanto sicuro le condizioni degli elementali ci saranno sempre, perché è un Che bello. Le magie di giocare a rank 25, ragazzi. Le magie. Non ci credo. Non è possibile, ha dato charge e non può attaccarmi. No, vabbè, ha fatto un debuff al suo minion per terra, ragazzi, spettacolare. Queste sono le meraviglie di giocare a questi rank. Dobbiamo andare a rank più alti, perché se no ci annoiamo soltanto. È rimasto scioccato, ragazzi. Wolf Rider, vabbè, è disperato questo, dai. Vorrei solo Stormbringer, vorrei pescare... Bloodlust, interessante. A sto punto, se faccio coin più Lightning Bolt, evoco le Spark con Charge. Però poi non posso fare Bloodlust. Vabbè, facciamo così. Frega niente, tanto siamo a rank 25. E andiamo face. Carino questo qui, e Spark con Rush. È scioccato, ragazzi. Heroic Strike, mamma mia. Che brutto mazzo, però la bruttezza. Mamma mia. Ha pure misplayato. Mamma mia, questo è il peggior. Cioè, è proprio il peggior essere contro cui sono andato contro. Allora, ho messo quello lì. Noi andiamo ad autodistruggerci una cosa di queste per evocare altre 4 cose con Rush. Fortissimo. E poi Bloodlust farà farà il resto. E vabbè, ragazzi, ne giochiamo un'altra partita, perché questa mi sono un po' annoiato. Ciao ciao, la cattiveria. Esploso. Mamma mia. Questo è il peggiore contro cui sono andato contro. Peccato, volevo divertirmi un po' di più. Bello, vai con rank 24. Very good. Non me lo fa l'avviso, Whizbang, perché? Me l'hai fatto solo per il Warlock, mi pare strano. Rank 24, ragazzi, già più importante. Di nuovo lo Shaman. Vai così, mamma mia. Di nuovo lo Shaman. E mi voglio proprio divertire. Lascia, la mantengo. Anche Amazing Nimbus. Hershock lo tolgo. Buono, ragazzi, mamma mia. In questo mazzo c'è anche Electra Storm Surge. Non so per fare cosa. Dobbiamo pescare, ragazzi. Dobbiamo avere tanti token e pescare. Ci dobbiamo proprio divertire con sto mazzo. Quando siamo contro i Bani 7 Arbuz. Quindi va bene così. Hello. Che bello, questi rank si saluta ancora. Cosmic Anomaly. Interessante. Io devo pescare un sacco, quindi fai un po' di misplay, che devo mettere Minotaur Totem e pesco. Oh, bravo, bravo. Non mettere niente. Fai pescare tanto, perché devo avere la spell leggendaria. Dai, dai, dai. Ok, tra l'altro Cosmic Anomaly fortissima in questo mazzo, perché c'è un sacco di spell. Ok, lui continua a tradare. Minotaur Totem. Andiamo in overdraw, ragazzi. Era molto meglio mettere la Cosmic Anomaly, però voglio pescare un sacco.
Se millo la carta, però è un problema. Se millo la tempesta a settimana, potrebbe essere un problema. Speriamo che me ne spacca almeno uno. Ok, no. Bog Shaper. Whenever you ca Mi sta minacciando. Whenever you cast a spell, draw a minion from your deck. Interessantissimo. Porca, porca. Qua gli ho dato un po' di cose dalle palle. Quindi, Cosmic Anomaly. E penso di usare tre. Ah no, Zap. Buono. Zap, intanto mettiamo questa che è uguale, cioè mi dà una carta. Mi sta minacciando. Agata, buonissima. Madonna, che mazzo interessante. Ti prego, fammi la furia del drago, spazzami tutto via, perché se no è la fine per me. È la fine. Spazzami tutto, Dragon Fury, dai. Spazzami un Benatide, che se no è un abuso. Vai, vai, Dragon Fury, dai, vai, vai, vai. Ma cos'è, dai, mamma mia, rank 24. Mi aspettavo gente più aurica. Ok, qui ci siamo. Spaccami un totem. Vabbè, me lo spacco io da solo. Tidal Surge, ok. Sì, dimmi me lo spacchi con la Fireblast. Un altro arche. Buono. Peschiamo di meno. Very good. Very good. 10 carte in mano, ne pescherò un sacco. Allora, qua ci togliamo un po' di carte alla mano. Facciamo uno, due. Siamo a 9 carte, pesco e poi vado in una carta, quindi devo per forza mettere l'ascia e andare face. Così non millo niente. Elise! Ci sta Elise in questo mazzo? Elise. Elise, non c'è Elise. Che mazzo è? Ragazzi, sono confuso forse. Da dove esce Elise? Forse è uno spell shaman. Se, mi sa che è più uno spell shaman, ragazzi. Sì. Spell Shaman, non ci sta la carta che interessa a me. Un grande peccato, veramente. E vabbè, mettiamo Twitch's Apprentice. Potrebbe essere un... No, non c'è niente. Vai con Elise. E andiamo face. Io millo una carta, ragazzi, eh. A meno che non mi spacco. Cos'è questo? Dimmi che è Vaporize, c'ho due risate. Oh no, Ice Barrier. E vabbè, ragazzi, c'è un sacrificio. Togliamoci questo 0-1. Perché se no si milla. Siamo a 9 carte. Tu pensi che sia un errore, ma tu non capisci, ignorante. Per curiosità non voglio spoilerarmi i mazzi di Whizbang. Voglio scoprirli tutti al momento. Aia. Omega Mind. Sì, è proprio uno spell shaman. Niente di particular. Questo coso qua non se ne va. Mettiamo questo e Tidal Surge. Poi attacchiamo. Attacchiamo pure con questo, tanto non ci frega niente. Continuiamo a pescare un sacco. Milizia fantasma. Particolare. Vediamo invece lo spell shaman di Whizbang. Dai, spaccami questo qui, sto pescando a manetta, su. Aiutami. Mamma mia, pare di stare in arena. Noiosissima sta parte di rank, mamma mia. Porca, porca, vabbè. Andiamo aggro, boys. Oddio, finalmente un po' di danni. Mi piglio un po' di danni. Ottimo. Ah, però mi dà una. Oddio, mi dà spell ancora. Ah, ecco perché c'è la milizia fantasma. Perché fa combo con Bewitch. Però noi abbiamo un sacco di carte in mano. Spero che mi resista questo Bog Shaper. E soprattutto di avere spell un po' più interessanti. Cinderstorm. Ok, è andata bene. Non doveva rimanere questo a 1, perché il suo attacco di questa Reckless Rocketeer deve essere sprecato sulla Milizia Fantasma. No, il gufo, dai. Che gufo cattivo. Certe cose bruttissime. Tra l'altro in questo mazzo della minchia non ci sta manco una, che ne so, un Lava Burst, magari mi aiutava a uccidere questo il più presto possibile. Il Re dei Lich. Vediamo un po' se quella è una Mirror Entity. È una Frozen Clone. Mettiamo il Re dei Lich. E andiamo face, che sono scocciato. Doppia Eureka, va bene. No, il Lich non mi dà manco niente perché ho troppe carte. Poi lui Omega Mind e abbiamo finito la partita, dai. Arrenditi che mi sto veramente scocciando a Well questi played. rank, mamma mia, bruttissimo. You win. Come prete, si è incazzato.
Vabbè ragazzi, questo era il primo episodio di Whizbang, è magnifico. Non posso continuare perché sennò mi cascano le palle per terra. Ci saranno sicuramente altri episodi fino al rank 5. Fatemi sapere che ne pensate di questa serie e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.